Rieccoci qui a bordo campo, siamo con il coach del Monterone Lizzi. Allora coach, che partita è stata? Un inizio a favore dello Scauri, poi una ripresa, un secondo tempo più equilibrato. Sì, noi siamo venuti qui oggi con due assenze pesanti e le non buone condizioni di Giacomo. Sapevamo che di incontrare una squadra molto buona, forte, e secondo me Scauri, oltre ad avere buoni giocatori, gioca anche bene, quindi era una partita un po' improbabile per noi oggi. L'unico nostro terminale all'inizio è stato ben fermato da Scauri Provenzano. Siamo un po' intestarditi, poi la partita ha preso una certa piega. Successivamente un po' le cose sono riequilibrate, perché giocare con 20 punti avanti è sempre complicato, quindi è una magra consolazione quella di aver tenuto a botta nella seconda parte della gara. Comunque andiamo a casa tranquilli, senza problemi. Beh, visto anche perché è una squadra con molti giovanissimi, è un'età media davvero che sfiora, se non sbaglio, 24 anni, quindi deve essere anche un orgoglio allenare una squadra con così buone prospettive. Sì, è chiaro che con i giovani ci si può trovare di fronte a prestazioni buone, a prestazioni specialmente fuori casa al di sotto, no, delle aspettative. La nostra squadra si è fatta di ragazzi che hanno 18, 17, 18, 19 anni. È un progetto della società di Monterone che vuole far crescere i giovani del posto. Abbiamo delle interessanti prospettive, ma c'è molto da lavorare. E il bilancio di questo girone d'andata per la sua squadra è in linea con le aspettative? E il Monterone, comunque, ricordiamolo, è una matricola, quindi di conseguenza credo la prospettiva sia quella di mantenere la categoria, anche se comunque la classifica non è così malvagia. Direi che nonostante le disgrazie nelle quali siamo incappati, giochiamo perennemente senza due giocatori importanti, siamo lusingati della classifica, siamo tutti abbastanza contenti del lavoro che si sta facendo. Dovremo tenere duro ancora, perché i giocatori che ci mancano non rientreranno subito. Tutto sommato l'obiettivo era salvarsi, siamo a buon punto, cercheremo di continuare su questa strada. Monteroni, un'ultima domanda, il Monteroni ha affrontato tutte le serie candidate per la lotta ai playoff. Secondo lei qual è la squadra più forte e quella che ha le maggiori caratteristiche per salire di categoria? Partiamo dall'ultima partita, partiamo da Scauri, mi sembra giusto. Scauri ritengo una squadra ben allestita, con ottime qualità, coperta in tutti i ruoli. Scauri è una delle candidate, secondo me, a fare bene nei playoff. Ovviamente c'è Norbarese, che poi in questo periodo ne ha persa una, ma a mio parere è incappata anche in un paio di giornate storte di altre squadre. Scauri stessa credo che l'abbia incontrata in condizioni molto meno amate, però voglio dire, loro sono sicuramente candidati alla vittoria finale. Poi credo che ci sia anche Trapani, abbiamo incontrato Pescara, che è una squadra giovane, pimpante. Francavilla farà dei buoni playoff, anche se Francavilla anche lei è una squadra con buone promesse, giovani, non così giovani come noi, però pur sempre giovani. Trapani adesso bisognerà vedere, ora che rientrerà Svoboda, come si metteranno le cose, perché anche loro sono una squadra molto ben strutturata e tosta. Vedremo, sarà, mi godrò lo spettacolo, diciamo. Ringraziamo coach Lezza, ridiamo la linea alla regia.